Torna anche quest'anno, dopo le due edizioni precedenti nelle città di Milano, Roma e Napoli, Bike to School, l'iniziativa spontanea di genitori che si organizzano per accompagnare in bici i propri figli a scuola. Lo spirito è promuovere la mobilità sostenibile in città, coinvolgendo i bambini in un'azione che fa bene alla salute e all'ambiente, pedalando in sicurezza con l'aiuto di volontari. Promosso a Napoli dalle associazioni Cicloverdi FIAB, Clean Up, Napoli Pedala e dai ciclisti urbani di Spacca Napoli Bike, il progetto prevede appuntamenti durante l'ultima settimana di ogni mese ed offre la possibilità a genitori, studenti e professori di scegliere il giorno in cui arrivare a scuola in bicicletta percorrendo gli itinerari prestabiliti. L'importanza dell'iniziativa, che si avvale del patrocinio del Comune, è stata ribadita questa mattina anche dagli assessori alla scuola e alla mobilità Anna Maria Palmieri e Mario Calabrese. La rivoluzione culturale è cominciata 3 anni fa con difficoltà, oggi si sta espandendo. Contaminare buone pratiche di mobilità sostenibile passa anche per l'uso lungo dei percorsi prestabiliti e quindi sicuro della bicicletta per andare a scuola. Questo è lo scopo di Bike to School e, dato che è uno scopo nobile, è per questo che l'amministrazione comunale lo patrocina. Noi abbiamo fatto piste ciclabili, stiamo combattendo per farne altre e via dicendo, però ancora bisogna migliorare, non so, le biciclette praticamente nel trasporto pubblico, favorire sempre di più l'utilizzo di questa modalità di trasporto, quindi comunque è un'iniziativa importante, come dicevo prima, e anche uno stimolo a noi per continuare a fare e per fare ancora meglio.